Buongiorno, oggi è giovedì, sono le 8:30. Sono andata a portare Francesco a scuola, per fortuna oggi non piove, almeno per ora. E mi sono svegliata affamata, quindi mi sono fatta una di queste con la Nutella e un caffè. Faccio colazione e poi vi devo dare una bella notizia, sono troppo contenta. Allora, la bella notizia è che la gatta finalmente è entrata nella cuccia dopo una settimana. Se non avete seguito la storia, ve la riassumo molto molto brevemente. C'è questa gatta nel condominio dove lavoro, che vive in giardino, che è molto vecchia, e stava in un mobiletto. Se mai poi vi metto la foto per farvi capire meglio. E siccome ero preoccupata per questa gatta, per la pioggia, il freddo, il vento, insomma, e ho recuperato questa cuccia, gliel'ho portata, ma non ci andava a dormire dentro. Io tutti questi giorni, nei giorni in cui lavoro ovviamente, quindi lunedì, mercoledì e venerdì, tutte le volte quando arrivo al lavoro, prima di salire su, mi affaccio in giardino per vedere se la gatta è entrata nella cuccia. Niente, tutte le volte era sempre in quel mobiletto. Ieri sono andata al lavoro e mi sono affacciata e era fuori che mangiava. Quindi comunque ho dato per scontato che non fosse ancora entrata nella cuccia. Vado su a lavorare, insomma. A metà mattina mi telefona la portinaia, il mercoledì è il suo giorno libero, quindi lei non c'era. E mi ha chiesto se potevo, prima di andare via, andare a dare da mangiare alla gatta, perché loro erano andati via tutti e due, anche il marito, quindi c'era da dare da mangiare alla gatta. E il marito, erano in viva voce in macchina, mi diceva: "Stanotte è andata a dormire nella cuccia". Quindi ero super super contenta, ho detto: "Beh, che bello, meno male". E infatti poi quando sono andata giù a dargli da mangiare, era nella cuccia. Le ho fatto la foto, ma non si vede perché è nera. Ormai stavo perdendo le speranze, però dai, ci ha messo una settimana, però ce l'ha fatta e ora dorme lì e sono troppo contenta. Almeno quando piove, fa freddo, insomma, sono un po' più tranquilla. E non vedevo l'ora di dirvelo che finalmente è entrata nella cuccia. E sì, sono troppo contenta. Io la febbre mi è passata, mi è durata 3 giorni, fissa a 37,5. Ora mi è passata, appunto, però stamattina mi sono svegliata con un bel raffreddore. E non so se quella settimana di cortisone che ho fatto per via dell'allergia mi abbia un po' debilitata e poi dopo, insomma, febbre e poi raffreddore. Non so se è stato per quello. E niente, detto questo, io come sempre, come al solito, mi devo attivare, devo andare a fare le faccende, quindi ci vediamo quando ho finito di fare tutte queste cose. No, vabbè, guardate che figata che l'ho appena scoperto, figuriamoci. Posso fare lo sfondo in bianco e nero. Oppure anche tutto sfocato. È una figata. Vabbè, niente, ve lo volevo far vedere. È troppo forte sta cosa. No, ciao. Ormai che ci sono, vi faccio vedere anche con lo sfondo sfocato. Basta, questo è l'ultimo, poi smetto, giuro, vado a fare la pulizia. Ciao. Ho finito di fare un po' di faccende, mi sono fatta un caffè e ovviamente è iniziato a piovere. Ora bevo il caffè e poi vado a mettere a cuocere il riso perché Francesco vuole il riso freddo. Io non so con questo tempo come possa desiderare il riso freddo, però vabbè, contento lui. Dovrei anche fare il workout oggi. Ho ricominciato a seguire dei video. Il programma che sto seguendo si chiama Week Hard Labor e lui lo odio con tutta me stessa, però mi piace perché, non lui, il workout in generale, mi piace perché è tutto basato sui pesi, non c'è cardio. Lui lo odio invece perché allora tu stai per partire
fare l'esercizio, anche loro. Prendi i pesi in mano e lui comincia a parlare. E poi dice, Are you ready? E te gli dici sì. E lui ricomincia a parlare e ti fa stare lì 2 o 3 minuti con i pesi in mano aspettando di iniziare l'esercizio. E mi fa venire nervoso. Comunque, se parlasse meno, il workout durerebbe almeno 10 minuti di meno. Però, vabbè. A parte questo, appunto, mi piace perché tutto con i pesi, io odio il cardio e comunque con i pesi io mi ci trovo meglio anche a livello di risultati. Quindi, oggi dovrei fare appunto workout, anche se di nuovo non mi sento molto in forma, che palle. Stavo bene, uffa. La palla è che durano 45-50 minuti, quello più corto è per gli addominali e dura 30 minuti. Il video che volevo fare oggi è ovviamente il più lungo, 51 minuti, che è total body. Ok, il riso sta cuocendo e io mi sono fatto il ciobarro. Con questo tempo ci stava proprio bene, ora bollente, non è commestibile al momento. C'è Olaf che mi sta guardando e se mi guarda arriva. Devo evitare di guardarlo. Lo vedo con la coda dell'occhio che mi sta guardando. Niente, sta arrivando. Niente da fare. Eccolo. No! In bella vista. Scusate per le sconcerie. Ma cosa sente? Cosa sente? Da dove viene? Da dove arrivi? A portare tutto questo amore. Comunque l'altra notte ha cercato di uccidermi. Perché mentre dormivo mi si è sdraiato proprio qui, il naso sulla bocca, ed è evidente che mi voleva soffocare nel sonno. A me non piace troppo denso il cibarro, lo lascio abbastanza liquidino. Voi invece come lo preferite? Bello denso o anche voi lo preferite un po' più liquido? Brucia ancora, però è troppo buono. Olaf ovviamente è qui sulle mie gambe, non è che se n'è andato. Ma si può vedere. Noi abbiamo fatto un salto alla Conad perché mancavano alcune cose importanti, tipo carta igienica, dolcificante e il tè. E già che abbiamo preso anche i wurstel e i panini hot dog, a pranzo abbiamo mangiato quelli. Francesco si è mangiato tutta la ciotola, quasi tutta la ciotola di riso freddo che gli avevo preparato. Si vede che gli è piaciuto. Quest'anno io non ho ancora fatto l'albero di Natale, in realtà non mi ricordo se l'anno scorso di questi tempi l'avevo già fatto. Comunque ho deciso che quest'anno aspetto, non l'8 dicembre, ma comunque i primi giorni di dicembre, sto capello. E voi invece avete già fatto?
o aspettate l'8 dicembre o addirittura magari dopo, che ne so. Fatemi sapere voi quando fate l'albero o se lo avete già fatto. Comunque, niente, io ho lavato i piatti, ora sarò qui a vegetare. Farò un po' di meditazione, poi cerco qualcosa da guardare su Netflix. No, non ho idea di cosa guardare in questo periodo. E quindi vi saluto, vi ringrazio come sempre, vi ringrazio tantissimissimissimissimo di farmi compagnia. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione.